Il bel sole di Sicilia, dirà poi Bergoglio, deve ancora farsi vedere, ma nessuno ormai dorme più, specie chi aspira alle prime file. 20.000 sono i posti preparati in piazza, tanti quanti sono gli abitanti del paese, dove forse prima d'ora non si era mai visto un giorno così movimentato. È il giorno di Francesco a Piazza Ermerina, iniziato presto. Alle 5:30, 5. Alle 4:30. Ma ne vale la pena. Poi qui quando succede più? Atterraggio e arrivo a Piazza Falcone Borsellino, ribollente di entusiasmo, alle 9, con discorso portato da Roma su Chiesa e Parola di Dio, carità missionaria ed Eucaristia. Parla di piaghe come disoccupazione ed emigrazione, usura e dipendenze, in un territorio questo segnato da sottosviluppo sociale e culturale. Per dar concretezza alla nostra fede, esorta, dobbiamo riconoscere in quelle piaghe le piaghe di Cristo. Poi si lascia ispirare lì sul momento, quando invita a leggere e portare sempre con sé un Vangelo. Io chiedo al Vescovo che facilite di avere un Vangelo piccolo per tutti quelli che lo chiedono. Quando invita i giovani mangiapreti dubbiosi, avvicinati al prete e dille: io di te non mi fido per questo, per questo, per questo. Avvicinati, anche avvicinati al vescovo e dirgli in faccia: io della Chiesa non mi fido per questo, per questo, per questo. Questo è gioventù coraggiosa, ma sì, con la voglia di ascoltare la risposta. E chi non va a messa? Ma perché la predica mi annoia, dura 40 minuti. No, 40 minuti deve durare la messa tutta. Atmosfera caldissima, peccato solo che a Palermo lo aspettano per far memoria, dice, del beato Pino Puglisi. E qui scatta l'applauso più forte.